Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh, questa sera si è appena conclusa la partita giocata all'Arena Garibaldi di Pisa contro il Pescara. Beh, i ragazzi scendono in campo con le idee giuste e la mentalità giusta. E sicuramente abbiamo visto un primo tempo. In generale, diciamo così che la partita ha lasciato un po' di agrodolce, perché i ragazzi sì, hanno giocato bene. E il primo tempo è andato sicuramente a favore del Pisa. Ci sono state diverse occasioni nel primo tempo per il Pisa, all'ottavo nel Marconi, ma Fiorito dice no. Poi Sibiglia, poi Mazzitelli al 21esimo, Vito al 32esimo e niente, poi Perilli 44esimo. Il primo tempo è stata una bella parata. Ecco, diciamo così che il primo tempo, e comunque anche nella prima parte del secondo tempo, diciamo così che Pescara ha detto bene. Breda è un volpone, ragazzi. Noi Breda lo conosciamo già dall'anno scorso. Breda è, insomma, ha messo in campo una squadra, praticamente, cioè, ha fatto il muro di Berlino. Il muro di Berlino ha retto e non c'è stato niente da fare. Sì, è riprovato, Fiorillo si è salvato in un paio di occasioni, forse anche tre. Le occasioni più grosse noi le abbiamo avute, diciamo così, nel primo tempo, ma non c'è stato niente da fare. Si scende negli spogliatoi solo 0-0. La ripresa, ragazzi, dice poco, è la fotocopia del primo tempo. Siamo partiti avanti e abbiamo tenuto bene il centrocampo, perché poi alla fine Pescara ha giocato nella sua metà campo, ha dato poche opportunità, poche occasioni, come nel primo tempo, ha dato poche occasioni a Sibilli, ha dato poche occasioni, insomma, poche occasioni alle punte. Poi vedremo che poi nel secondo tempo è entrato Masucci, così Marconi, ma non è cambiato. In sostanza la cosa non è cambiata, sì, Palombi, ma non c'erano spazi. Diciamo così, non abbiamo trovato gli spazi giusti, non abbiamo trovato. E lo stesso discorso vale per il Pescara. Quello che Breda, da gran volpone al 64esimo, ha effetto due cambi, secondo me sono stati due cambi fondamentali. Ha aspettato il momento giusto per mettere dentro Setter e Fernandez. Io quando ho messo questi due, insomma, voglio dire, avevo la paura che, insomma, alla fine, essendo due validi giocatori e poi essendo freschi, alla fine ho detto, ma alla fine, insomma, cercato tutto per tutto, il colpaccio ha cercato bene, insomma, alla fine, in definitiva, ha cercato quello, ha cercato il colpaccio, non gli è riuscito e noi non siamo stati in grado di avere la meta sul muro che ha fatto, insomma, effettuato il Pescara. Insomma, alla fine partita, si può dire, insomma, equilibrata sotto un certo punto di vista nel secondo tempo. Ecco, nel primo tempo direi che a favore nostro. Comunque io sono contento perché, diciamo così, in definitiva non abbiamo preso gol, quindi bene così, bene Perilli, poi due o tre occasioni, bravo. Quindi il suo portiere sta veramente crescendo. I ragazzi in difesa, insomma, si sono dati la quadra, secondo me, insomma, ora ci incominciamo a essere, insomma, ecco. E comunque, insomma, anche in avanti abbiamo avuto comunque la spinta. Il mister ha effettuato le sostituzioni, Palombi per Sibilli, Sodimo per Vito, Belli per Birindelli, ma quello è il cambio naturale. E ma che dire, Mazzitelli, non so, penso che si salterà la partita con Lecce, chissà. Vabbè, d'accordo. Comunque
In definitiva, il mister ha effettuato i cambi, ma è cambiato poco, insomma. È rimasta lì la cosa perché, insomma, non c'è stato niente da fare. E poi un'altra cosa in più, so, l'ho visto nervoso, troppo nervoso, pericoloso, perché nervosi così, insomma, bisogna stare più calmi, secondo me, insomma, più calmi, cercare di ragionare meglio la cosa. No, ti va a rischio magari una munizione, una espulsione, bisogna cercare, insomma, di tenere sempre corretta la via con un po' di furbizia, secondo me, eh. Vabbè, ragazzi, niente, questa è una partita, io mi sono sentito con gli amici, cioè, dovevamo vincere, non è che, insomma, voglio dire, ora, i risultati positivi li abbiamo fatti, oggi abbiamo pareggiato, anche perché, insomma, Pescara, quelli da quando ho sostituito Breda, cioè Oddo con Breda, insomma, la squadra è in crescendo, insomma, questa squadra non è che, insomma, dei giocatori uguali, dei giocatori forti, quindi, voglio dire, oh, non è mica che loro sono venuti qua a farsi una passeggiata, è normale, no? Ora noi giocheremo contro il Lecce la prossima, sabato, se non erro, e sarà una partita difficile e dura. Io, già, forse, speravo di vincere, è normale, che andiamo poi a giocare a Lecce, Lecce sarà difficile, io spero di sfangarla con un pareggio, sarebbe male, voglio dire, Lecce è forte, ragazzi. Vabbè, e niente, comunque poi avremo anche modo, insomma, di vedere la situazione. Sono stati oggi, sono stati tanti pareggi. Il Monza ha fatto una goleada 5-1 con l'Entella. E poi per il resto, insomma, l'Empoli ha vinto. E ora gli altri campi, abbiamo dato un'occhiata, insomma, un po' così. Pordenone ha pareggiato e la Salernitana ha pareggiato contro il Lecce. Quindi, bene, bene la Salernitana alla fine. Anche Cittadella ha vinto 3-0. Per Vicenza, appunto, classifica cambia poco, eh. Cambia poco perché, insomma, alla fine Pescara ha preso un punto come abbiamo preso noi, quindi noi da 13 si va a 14 e Pescara 7 volte, insomma, alla fine. E niente, Lecce, noi giocheremo alle 2, 14 se non erro. Lecce, ma vediamo bene. Io per questa disamina finire qua, perché, insomma, ecco, alla fine, che dire, oggi i ragazzi, ripeto, sono scesi con le idee giuste e la mentalità giusta. Ho visto una squadra che, insomma, ha dato tanto campo, ha dato tanto, insomma, ti ripeto, difesa bene, bene, di qualche sbavatura, Mazzitelli, qualche occasione, forse un po' lisi, ma insomma, in definitiva, bene così, bene Caracciolo, insomma, bravo anche Birindelli. Visto poco Sibilli oggi, perché forse giocava un po' troppo avanzato, secondo me. Ma poi alla fine, ripeto, non hanno dato, cioè il Pescara non ha dato modo di esprimere, insomma, Memusciai è stato bravo, insomma, varie occasioni a fermare, pensare il gioco. È così. Nel senso, oggi è andata così, nel senso, abbiamo pareggiato, ma voglio dire, il pareggio non è male, insomma, ecco, in definitiva. Va bene, ragazzi, che dire più? Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordatevi una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!